Ehi la ciurma, io sono Alzatezza e ben ritrovati qui in questo nuovo episodio di Expeditions Viking, episodio numero 70, bravissimi. Dobbiamo tornare a Eoforwic, ma mi sa che sarà troppo tardi, saremo tutti morti, infatti. Allora andiamo ad accamparci di nuovo qui. Sperando tra l'altro che la nostra sballa torni prima o poi, a meno che non dobbiamo. Cioè dobbiamo andare a riprendercela proprio a mano. Non so, o magari ci avete solo del tempo. Vediamo un po', poi male che vada, prendiamo la barca e andiamo a prendercela a Eoforwic. Allora, diamo carne a tutti intanto. Chi è che ha degli spazi liberi? Eidis. Nefia deve essere curata però, eh. Quindi heal. E heal. E qui dovrebbe essere a posto, eh? Sì. Nefia puoi preservare, credo, mentre sei qua. Solo quella può preservare, perché non abbiamo più carne. Lei ha ancora degli shift liberi. E chi altro? E anche cosa? Eidis, non abbiamo niente a farle fare. Per cui nulla. Se no potremmo fare curare Roskva, Nefia, mentre lei fa Witchcraft. Così almeno ottimizziamo le cose, perché lei è brava quanto Roskva. E così almeno ottimizziamo i tempi. Lei rimane ferma, vabbè, è ferita, ci può anche stare. E ovviamente non ho cambiato la camera. Questa dovrebbe essere quella da accampamento. Ok, lei sta bene. Abbiamo perso un po' di carne. Guadagnato delle razioni. Perché non avevamo più svala a cacciare. E neanche più. Beh, niente, svala principalmente. Però abbiamo abbastanza provviste. Per cui. Allora, vediamo cosa c'è. Del legno, va bene. Ah, non sono più well rested, vabbè, è passato un po' di tempo. Allora, andiamo con il nostro solito gruppetto. Buddy. Non abbiamo cambiato molto il gruppetto, però alla fine sono stati utili per gli accampamenti vari. Assolutamente. Dai, eh. Ce la si può fare? Dobbiamo andare a parlare col vescovo di sta storia. Oh, e dai, eh. Ok. Tra l'altro abbiamo abbastanza punti per salire di qualcosa? No, non credo. Però quello che ne ha di più erano solo 17, ma tipo questo quanto costa? 18, eh. Ci sono degli uomini armati, hanno il colore di Re Osred II. Proprio di Eoforwic Leofric non è qui, ma c'è il doppio delle forze. Sei sotto numero. Fermi nel nome del re, siete sotto arresto. Ma sto tornando giù per una missione importante per il vescovo Eanbald. Ci hanno ordinato di arrestarti per crimini contro il regno. Il vescovo non ha nulla da vedere in questo. Si è accusato di aver attaccato e saccheggiato la città di Monkester e uccidere molti cittadini di questo reame. Ma non hai mai sentito neanche di quel posto? Qui è identificato. Non possiamo dirti questa informazione. Dove verrò portato? Nelle prigioni, dove aspetterai di essere giudicato. Sono sicura che sarà completamente onesto.
È di sicuro un errore, Mazzate, non ti preoccupare, si risolverà in fretta. E se non volessi venire con voi? Però sarei considerato colpevole e ucciso dove stai. Non possiamo batterli, sono assolutamente troppi. E i miei compagni sono colpevoli? Non possiamo lasciare andare nessuno di voi. Farei la prima. Uno può andarsene. Vorrei andare via Nefia. Ok. Farò sapere a tutti cosa è successo, ti tireremo fuori di qui, te lo prometto. Ma Nefi ha detto che se n'è andata via, non posso. Ah no, cosa? No, questi sono quelli rimanenti. Scusami. Seleziono tutti. Se vengono loro a salvarmi, non ho capito questa scelta. Ok, siamo nei dungeon. Spero che questo porti al posto giusto. È tempo che decidiamo chi è in carica del piano di salvataggio. Ah, ok, adesso siamo con l'altro gruppo. Se finissimo in guai. Nei guai. Chi è che comanda? Farei comandare Nefia, scusatemi. Apprezzo il voto di confidenza da tutti voi. Tiriamo fuori Mazzetes da questo guai. Ricordate la situazione, finché non lo. Finché non arriviamo a lui, Mazzetes è a loro disposizione. Se falliamo, potrebbe essere la fine per il nostro tag. Allora, ok. Puoi dire che saccheggiamo magari dopo. Allora, dov'è che sono io? Laggiù, ma laggiù come ci arrivo? Sembra che stiamo camminando in una tomba, è troppo scuro e freddo qua. Guarda davanti. Hai sentito cosa è successo al figlio di Beowulf, Wraith? Hanno detto che è andato troppo vicino al fiume, mai più visto. Non dimmi che credi ancora in queste storie. Ogni storia ha un po' di verità. Ci credevi anche tu un tempo, non penso che sia una coincidenza che tutti hanno sentito di questa, pensaci. Beh, ci sono stati un sacco di problemi vicino al fiume ultimamente. Smettetelo, già abbastanza che dobbiamo controllare questi atei. Non voglio preoccuparmi del fiume, oltre a ciò. Sto parlando di mezzi testi, siamo nel posto giusto. Forse dovremmo dare un'occhiata prima di caricare. Potrebbe esserci qualcosa di interessante che potremmo usare a nostro vantaggio. È infatti tipo qua. Molto umido, sembra. Dovrebbe esserci il fiume oltre questi dungeon. Non l'hanno costruito molto bene. Ho qualche colpo e ci sarebbe acqua che fluisce in tutti questi piani. Sembra che tu, Monaco, sappia un sacco di cose. Sembra che questo muro in particolare sia molto debole.
Beh, un po' di acqua non ci aiuterà a liberare la mazza testa, dobbiamo continuare a guardare. Però allora là. Sono degli altri tizi. Ah, ok, sono qua io. Però ci sono tutti questi tizi qua che potrebbero seccarmi molto facilmente se caricassimo di qua diretti. Perché ce ne sono 5 qua e poi ci sono gli altri più in su. Che sono altri 2, 4, 6. Facciamo un salvataggio tattico. Intanto. Forse avessimo fatto in un little attack su tutti, non saremmo finiti qua in questo casino. Che è successo? Ah, niente, era giusto un impulso. Beh, ora le guardie sanno che siamo qui. Penso che non cambierà molto. Presto, una di loro sta arrivando. Ok, ne abbiamo seccata una. Buono, però. Mo? Andiamo su questi? Però non c'entra niente con i nostri. Proviamo. Gli altri non sembrano essere stati allertati del fatto. No, lei è la tizia che cura, perché... Provo a mandarla in avanscoperta. Vedete che questa cura, per cui... Vediamo qualcuno che stunna per caso. Perché in quel caso potremmo avere due death blow... Parchi, vero? No, lei... Non ce l'ho. Perché non abbiamo equipaggiamento corretto. Che equipaggiamento c'hai, scusami? Ah, la slingshot? No, cos'è che hai? Questo adesivo? Sì. Sì. Allora, lei ha lo stun. Ok, poi vai qua. Ottimo. Aife, vieni qua. Hanno 95 tutte e due, però non secca nessuno dei due. Proviamo a colpire questo. Allora, ah, ma abbiamo l'altro arciere qua. Sveina. E giù sull'arciere l'altro mi preoccupa meno. Potremmo mettere in non lethal, effettivamente, raga. Potrebbero farci grane per quello che stiamo combinando qua. Ma tu vai. Ok,
che falli un flurry. Volevo flancarlo, speravo di non prendermi l'attacco d'opportunità invece. Aia! Brava. Ah, non mi cadere, please. Non mi cadere, please. Poi uno shield hook. Qui siamo tranquilli. Oh, Morkant. Salva la nostra life. Ah, yes, si prende il danno lui. Niente, anche stunnato. Vabbè, facciamo così allora. È sufficiente. Brava. Top. Allora, raccogliamo tutto. Questo è... niente, mi spiace. Sono dei bambini. Sono malnutriti. Sono parenti, però. Penso che questi siano i bambini di cui Mazzetti si è fatto menzione dopo che ha parlato con lui. Ah, ok. Dobbiamo liberarli. Possiamo usarli per... per creare un diversivo. Il padre è uno scout nell'armata di Etherred. Lo conosci? L'abbiamo incontrato. Ci ha chiesto di liberarvi e dirgli di incontrarvi alla fattoria di suo zio. Sai dove... dov'è? Annuisce. Bene. Vi faremo scappare, solo fate attenzione alle guardie. Però probabilmente era giusto, cioè saremmo finiti qua comunque. Questo invece chi è? Ferma. Come li tiriamo fuori di qua? Tutto quando i piani, però ti faccio farli scappare quelli. Boh, occupiamoci di queste guardie intanto, probabilmente ci daranno una mano. Vedete se sono allertati, no. Oh, manderei qua quelli che sono un po' più tosti, poi gli altri li terrei nelle retrovie. Oh, Seor, vai qua. Morkant, vai qua. E Aife, vai appena dietro. Hanno un arciere, ma si è rintanato l'arciere. I will try! I will try! Turn the other cheek. Sono già i 20. 20 minuti, cioè nel senso. Allora, mi sa che Aife può farci un bel servizio. Aife è l'altra. E Sveina. Abbiamo due healer e due ranged, ma in un modo o nell'altro ce la stiamo facendo. Allora, andrei così. Farei shield hook.
poi se vado là pizzico anche l'altra. Ok. Qua, please, Morkant, con la tua fiondina. Ok, allora, Nefia. Muoviti qui a coprire Morkant. E voi due, Svein e Aife, avanzate. Ok, dai. Big shot con così tanta distanza. Ha preso comunque. Mareo. Allora. Poco prima, dov'è la nostra Pilduk professionista? Dove che abbiamo lei, che ci aiuta un botto, perché sennò... farei quasi il... Ah, il doppio quanto ti dà di... a 2 da 83. GG. Andate. Facciamo così, Morkant cura lei. E let me aid you. Sorry for the trouble. Sorry for the trouble. Anche con l'accento, lol. E lei cura Morkant. God. Poi allora Sveina può avanzare qua. Provare con una bella frecciumba. Solo 56, vabbè. Mancato di brutto. Però adesso ci piantiamo un bel ragazzone davanti. Bene, fia, non è un ragazzone però. Vai. Ma lì aveva delle ferite, non me ne ero neanche accorto. Vai qua, e qua. Così Sveina dovrebbe avere abbastanza tranquillità per tirarlo giù. Ottimo! Di nuovo una flawless victory. E direi che concludiamo qua questo episodio. Io vi invito come al solito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete fatto, lasciare un commento qua sotto. Ciao a tutti e buona giornata.